E io cercherò, magari anche provando a recuperare qualche minuto del ritardo, di parlare dei trattamenti della depressione, dei nuovi trattamenti che abbiamo a disposizione per la depressione, riprendendo però alcune considerazioni che insomma sono state già introdotte nelle relazioni precedenti, che continuano a rappresentare un elemento molto molto importante quando dobbiamo capire, quando dobbiamo orientarci su uno specifico tipo di trattamento, e questo non riguarda soltanto i farmaci ad azione antidepressiva, ma anche trattamenti antidepressivi non appartenenti all'area degli antidepressivi o non di natura farmacologica. Capire in altri termini che tipo di depressione abbiamo davanti per, non dico avere una maggiore certezza di successo, ma certamente possiamo dire che insomma non tutti i trattamenti vanno bene per tutti i pazienti. Partiamo da un assunto epidemiologico che è chiaro a tutti noi, lo sostanziamo con una survey americana recente, soprattutto perché ha applicato i criteri del DSM-5, il lavoro pubblicato su JAMA Psychiatry, la Deborah Azin, primo nome, una survey americana in cui 36.000 pazienti intervistati con i nuovi criteri DSM, nuovi criteri del DSM-5 in avanti, quelli del 5TR del 2022 non sono cambiati sull'episodio depressivo maggiore, per farvela breve, oltre il 20% della popolazione, 1 su 5 non di popolazioni speciali, della popolazione generale, va incontro longitudinalmente, sono dati di prevalenza lifetime nel corso della vita, a un episodio di depressione. Sono numeri ovviamente molto molto importanti, le classifiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dal 2000 al 2010 al 2020 porteranno finalmente, purtroppo non c'è da rallegrarsi di questo, la depressione a diventare nel 2030 la prima causa di disabilità tra tutte le patologie al mondo. Quindi un aspetto, è stato citato prima lo studio Stardi, John Rush, questo autore americano in Texas, era stato il primo nome di questo studio che tutti quanti conoscete e che ci aveva portato un po' a definire quali sono le percentuali di risposta e di non risposta ai trattamenti, e in questo lavoro John Rush sottolinea proprio come l'eterogeneità della depressione, della presentazione delle varie forme di depressioni, rappresenti una caratteristica nucleare della depressione stessa, proprio perché può, e qui vedete alcuni principali sottotipi, profili clinici di presentazione, insomma è una delle caratteristiche più importanti con le quali facciamo i conti. A volte in questi eventi viene presentato questo studio, uno studio pubblicato su Comprehensive Psychiatry alcuni anni fa, in cui sostanzialmente gli autori avevano provato a vedere i 5 criteri su 9, 6, 7, 8, 9, incrociandosi tra di loro, quanti tipi di depressione potevano generare. Si arrivava a un numero di 227 possibili combinazioni. Immaginate poi con l'ICD-11, che dal 2022 ha introdotto un decimo criterio, che qual è? La hopelessness. Le combinazioni diventano ancora di più. Chi ha letto quel lavoro sa che comunque alcuni sottotipi, alcune combinazioni sono abbastanza infrequenti, ma ancora una volta il messaggio è che noi possiamo veramente trovarci di fronte a presentazioni di depressione molto molto diverse. Cerchiamo, per aiutarci, di clusterizzarle sulla base di domini e dimensioni sintomatologiche prevalenti, a volte questo ci è utile nella scelta dei trattamenti, altre volte un po' di meno. Questa mattina abbiamo già fatto riferimento a uno degli aspetti che maggiormente ci porta a trovare una non efficacia degli antidepressivi, cioè il fatto che abbiamo sbagliato la diagnosi. Non è detto che l'abbiamo sbagliato, magari ci troviamo di fronte semplicemente ad un esordio, è il primo episodio di depressione di quel paziente, non ho da guardarmi indietro, da valutare l'anamnesi precedente. Per carità, mi posso aiutare con la familiarità, con l'età d'esordio, ma a volte al primo episodio davvero non sappiamo che cosa succederà. Il DSM-5 con lo specificatore misto ci permette di abbassare un pochettino la soglia e di attribuire, no, un sospetto di possibile disturbo bipolare anche a un episodio depressivo maggiore unico, però questo è sicuramente un problema. Tenete presente che quando parliamo degli antidepressivi che non funzionano, che nel disturbo bipolare non sono indicati, Gabriele Sani nella sessione della mattina lo ha specificato più volte,
non facciamo soltanto riferimento al fatto che gli antidepressivi possono accelerare i cicli, indurre switch, in alcuni studi e magari in alcune popolazioni speciali, non migliorare o addirittura peggiorare il rischio di suicidio. Questa è una prospettiva molto, non dico catastrofica, ma che prende una posizione forte contro gli antidepressivi nel disturbo bipolare. Sappiamo che gli antidepressivi non li utilizzeremo in monoterapia, non utilizzeremo certe classi, non lo faremo nella depressione bipolare, in disturbo bipolare di tipo primo, avremo tutta una serie di attenzioni, ma spesso il punto che voglio sottolineare è che gli antidepressivi nella depressione bipolare semplicemente non funzionano, non funzionano come funzionano nell'episodio depressivo maggiore, in disturbo depressivo maggiore. Rende ragione di questa importante eterogeneità e prevalenza, oltre alla presenza dell'episodio depressivo maggiore in disturbo depressivo maggiore o in disturbo bipolare, perlomeno altre due realtà, che sono quelle rappresentate dalla depressione in comorbidità, depressione, se volete, reattiva, e di questo dirò qualcos'altro, quando abbiamo una problematica soprattutto di tipo non psichiatrico, quindi una comorbidità non psichiatrica, una comorbidità medica, che però spesso è antecedente l'esordio della depressione. E poi, ne abbiamo parlato in tutti i modi, non lo farò nel corso di questa relazione, tutte queste forme di depressione da Covid di cui abbiamo sentito parlare non sono forme di depressione, tranne in alcuni casi da episodio depressivo maggiore, sono magari forme di adjustment, disturbi dell'adattamento con ansia umore depresso e disturbi del sonno, ma sono forme diverse. Per queste a volte gli antidepressivi non funzionano. Per le prime, gli antidepressivi possono invece essere molto importanti. Quando noi abbiamo una depressione, in questo lavoro che è stato pubblicato su Nature da parte di un gruppo inglese, vedete clusterizzati i principali pattern di comorbidità medica che si associano a depressione. Qui le considerazioni da fare sono quelle che conosciamo, cioè se curiamo quella depressione, non solo la qualità di vita del paziente, no, ne trae beneficio, ma anche l'aspettativa di vita può modificarsi. E qui vedete, e io dirò poi qualche cosa di più sulla parte delle comorbidità cardiologiche, vedete clusterizzate, raggruppate l'area oncologica, quella delle condizioni neurologiche, quella dei disturbi immunoinfiammatori. Sono dati di prevalenza trasversale, vedete point prevalence, ma guardate i tumori, si arriva tra il 15 e il 20% dei pazienti che hanno tumore, uno su cinque ha anche depressione. Andiamo avanti su quelle cardiologiche, guardate myocardial infarction, 1 su 4, quelle neurologiche di cui parleremo, di nuovo tra il 15 e il 20%. La depressione è estremamente frequente in questi casi, è una depressione reattiva, non sempre, a volte lo è, altre volte queste erano forme di depressione sotto soglia che vengono poi a slatentizzarsi quando c'è stato un evento come la comparsa di un disturbo internistico importante, ma certamente dobbiamo curare quelle depressioni. Il DSM-5 ci aiuta in qualche modo in questa situazione, gli specificatori certamente li conosciamo e li utilizziamo, ci aiutano a capire che tipo di depressione abbiamo davanti. Sapete che il DSM-5 ne ha introdotti due nuovi: quello con caratteristiche di tipo ansioso, with anxious distress, e quello con caratteristiche di tipo misto. Perché il DSM sente l'esigenza di introdurre due nuovi specificatori. Non è facile affatto cambiare la realtà attuale, no? Ci vogliono i field studies, non è ovviamente la proposta anche soltanto di una task force dedicata. Per un discorso, di solito è così, di tipo epidemiologico. Allora, qui qual è la situazione? L'ansia è presente molto molto spesso nei nostri pazienti con depressione. E allora molti di voi si saranno domandati, ma questa è un'ansia che il paziente sviluppa soltanto quando è depresso? È una sorta di caratteristica di stato? È lo stato depressivo che si accompagna, no? Che vede svilupparsi quest'ansia? O è una caratteristica di tratto? È una vera comorbidità? Quel paziente ha la depressione, ma anche una comorbidità con disturbo d'ansia generalizzato? La risposta sarebbe, magari quando migliora, quando guarisce, quando rimette l'episodio depressivo maggiore, magari quel paziente continua a
ad avere ansia o aveva ansia prima di ammalarsi di depressione? Non è facile rispondere a queste domande, ma la forte prevalenza dei sintomi ansiosi nella depressione porta all'introduzione di questo specificatore. In quel lavoro che ho menzionato in precedenza, quella survey americana, trovano che lo specificatore con ansia viene soddisfatto nel 76% di quella survey da 36.000 pazienti. 3 pazienti su 4 che presentano episodio depressivo maggiore hanno anche ansia. Riconoscere quest'ansia ci aiuta a tenere conto di un trattamento che evidentemente spesso deve essere efficace anche su questa dimensione. Le caratteristiche miste, l'altro nuovo specificatore, invece veniva soddisfatto nel 15%. Non è poco, 1 su 6, 1 su 7, ma non è così imponente il dato come per lo specificatore di tipo ansioso. Anche l'ICD-11, che ci mette molto più tempo come aggiornamento rispetto al DSM, perché il 5TR è del 2022, il 5 è del 2013, per andare all'ICD-10 dobbiamo andare ai primi anni 90, sono passati più di 30 anni, riprende questo aspetto di attenzionare la compresenza di ansia e lo fa con i qualificatori invece che gli specificatori, sono bene o male la stessa cosa, e riconosce sia un qualificatore con prominenti sintomi d'ansia, che anche la presenza di attacchi di panico durante l'episodio depressivo maggiore. E questi, è sempre importante sottolineare, che non sono, come posso dire, disquisizioni, virtuosismi accademici. L'ICD subito sottolinea che quando abbiamo un paziente che presenta ansia durante un episodio depressivo maggiore, è un paziente che ha un più alto rischio di suicidio, una più lunga durata di malattia e spesso, la cosa che ci interessa sottolineare in questa relazione, risponde meno alle terapie farmacologiche. L'aspetto della severità, si parlava poco fa della definizione di resistenza al trattamento. Innanzitutto né DSM né ICD si interessano alla definizione di resistenza al trattamento, ci vogliono consenso su altri tipi di interessi, al DSM e all'ICD non interessa questo, però tanto il DSM quanto l'ICD definiscono sì la severità di un episodio depressivo maggiore, che si basa su 3 aree in particolare, il numero di criteri, il numero di sintomi che vengono soddisfatti, la severità di questi sintomi e il livello di disfunzionamento. Diciamo che converge la modalità dei due sistemi, l'ICD fa una specifica ulteriore sulla presenza o assenza di sintomi psicotici, in breve se ci sono sintomi psicotici non può essere lieve moderato, è per forza severo, però noi possiamo dire che tutti gli episodi di depressione resistenti al trattamento sono severi? Tendenzialmente sì, è vero anche il contrario, cioè che tutti gli episodi severi sono anche resistenti? No, per fortuna no. Quindi sono 2 concetti diversi, ma che ci portano, come vedremo dopo, non soltanto a concentrarci su un determinato trattamento, ma magari anche su un setting diverso, soprattutto se c'è un rischio di suicidio. Della depressione resistente è stato già detto tutto quanto, quindi io su questo argomento vado più rapido. E arrivo invece a presentarvi questo lavoro che è stato pubblicato qualche settimana fa su Comprehensive Psychiatry da parte di un gruppo di colleghi italiani che si sono domandati quanto questi specificatori del DSM alla fine vengano utilizzati quando si tratta di scegliere un trattamento. Non so se quando voi siete con il vostro paziente in ospedale, in ambulatorio o quant'altro, a un certo punto nella depressione dite ok, secondo me il sottotipo di questo da DSM più ha questo tipo di presentazione e questo mi può orientare su un determinato tipo di trattamento. Allora, che cosa è emerso da questa indagine attraverso Delphi Consensus? Allora, innanzitutto che effettivamente riteniamo utili questi specificatori nella pratica clinica. Quello con ansia soprattutto. La presenza di ansia è un elemento che ci porta molto a preferire un farmaco rispetto ad un altro. E abbiamo visto anche i motivi epidemiologici di questo. Quello con caratteristiche di tipo psicotico certamente identifica un gruppo di pazienti severi e a volte può portare alcuni di noi anche a preferire l'antipsicotico rispetto all'antidepressivo in prima istanza o comunque a scegliere un'associazione. Quello con caratteristiche miste ci porta ovviamente ad attenzionare il rischio di switch, la presenza di un disturbo bipolare.
Quello con caratteristiche melancoliche identifica un paziente a rischio soprattutto di suicidio, e con un pattern di sintomi, un'insonnia prevalentemente terminale, un peggioramento dei sintomi al mattino, che ci porta ad avere, spesso ad adottare delle misure particolari, ad esempio a ricoverare il paziente. Quello che è emerso è che probabilmente anche in ragione dell'introduzione dello specificatore con ansia, lo specificatore con caratteristiche atipiche lo utilizziamo di meno, lo sentiamo meno necessario per la scelta del trattamento. Ma la conclusione è che questi specificatori ci aiutano a muoverci verso un'ottica più dimensionale. E allora, fatte tutte queste premesse, nella seconda parte della mia relazione vediamo un po' quali sono i nuovi trattamenti per la depressione. Allora, nuovi trattamenti per la depressione vuol dire nuovi antidepressivi, vuol dire antidepressivi con un meccanismo d'azione innovativo, questo vuol dire nuovo, e vedete degli esempi diversi, ma possono essere anche antidepressivi degli interventi non farmacologici, diremo qualche cosa a proposito della TMS, soprattutto dei protocolli di TMS accelerata. Si parla tanto anche della possibilità di intervenire con terapie, diciamo così, naturali, con complementi, con i probiotici. Tenete presente che a volte la soglia che separa l'inquadramento di un complemento, di un principio attivo come nutraceutico, come farmaco, è molto bassa. Pensiamo all'S-adenosilmetionina, una cosa è 200-300 di SAME, una cosa è darlo a 800 o a 1600, potremmo fare lo stesso discorso per l'N-acetilcisteina e per tutta una serie di altri aspetti. Ci sono delle linee guida adesso aggiornate, quelle della CANMAT e della WFSBP, proprio sul valore di queste terapie naturali, e si sta studiando sempre di più anche il coinvolgimento del microbiota come uno degli attori che a livello sistemico entrano, no, nella associazione più che nella causazione dei disturbi depressivi. E ovviamente poi, non ne parliamo, ma insomma immagino che molti colleghi attenzionino l'aspetto della psicoterapia, di alcuni tipi di psicoterapia rispetto ad altri in determinate forme di depressione. Un aspetto molto importante è sempre quello di capire quell'episodio depressivo maggiore da dove viene, non soltanto come si presenta. Quando noi parliamo di resistenza al trattamento, la resistenza al trattamento caratterizza un episodio, ma il disturbo che genera quell'episodio, che caratteristiche ha? Un paziente che ha avuto un episodio di resistenza, così o severo, con un tentato suicidio, magari il quarto della sua vita, il disturbo che origina questo tipo di episodi, anche quando poi quel paziente rimette, guarisce da quell'episodio, che disturbo è? È un disturbo severo che genera episodi severi? Questi sono aspetti longitudinali, visti molti colleghi giovani in sala, che è sempre molto molto importante, perché tante volte quando noi poi attenzioniamo alla terapia di questi disturbi episodici, tendiamo a pensare ad un trattamento episodico. Questo può essere vero e non è sempre vero magari per un primo episodio, ma per pazienti multiepisodici non è altrettanto vero. E quindi dobbiamo capire anche che tipo di setting considerare. Si parla sempre di più di questi nuovi antidepressivi in via di sviluppo. Molto brevemente, che cosa si vorrebbe, che cosa cerchiamo da questi nuovi antidepressivi? Fondamentalmente che funzionino prima. Non per forza che funzionino di più di quelli che abbiamo, perché ogni volta che parliamo di antidepressivi, di classi di antidepressivi, abbiamo colleghi che ci portano buonissime esperienze di efficacia per i triciclici, per gli IMAO, per farmaci diciamo un po' più vecchiotti, ma che come efficacia funzionano bene. Il problema di questi farmaci è la collateralità e la sicurezza, di cui diremo qualcosa. Ma certamente nello sviluppo di nuovi farmaci i due elementi da attenzionare sono che funzionino prima, che si avvicinino più a un funzionamento, a una latenza che è tipica magari delle benzodiazepine, non vogliamo più aspettare settimane e neanche giorni, magari ore, e che possano magari avere un profilo di collateralità diverso rispetto a quelli che siamo abituati ad utilizzare. Allora, questi sono i principali che si affacciano, di chetamina ed eschetamina è stato detto già tantissimo, i neurosteroidi, brexanolone e zuranolone.
Allora, funzionano con un meccanismo d'azione diverso, questo è un altro aspetto da attenzionare. La serotonina non dico che viene lasciata da parte, ma si sta cercando di sondare nuovi percorsi, come è stato rappresentato per l'eschetamina. Qui il neurotrasmettitore attenzionato è l'acido gamma-aminobutirico, il GABA, e il problema del primo, del brexanolone, che inizialmente la Biogen aveva soprattutto attenzionato per la depressione del postpartum, è il costo. È il costo molto alto, l'attenzione che ci vuole anche durante la somministrazione, no, in infusione continuativa. Lo zuranolone, che è un'evoluzione del brexanolone, è un farmaco che si sta valutando non soltanto nella depressione del postpartum, ma anche proprio nella depressione maggiore. Qualche mese fa è stato approvato negli Stati Uniti un nuovo antidepressivo, una combinazione tra il dextrometorfano e il bupropione che conosciamo. Qui ancora una volta si prende in considerazione sia l'azione sul glutammato, in particolare l'antagonismo sul recettore NMDA e anche l'antagonismo su quest'altro recettore, il sigma-1, un recettore che fa un sacco di cose, la modulazione dei canali del calcio, sintesi e rilascio di neurotrasmettitori. Sull'aticaprant magari alcuni colleghi lavorano in servizi che stanno contribuendo alla sperimentazione di questa nuova molecola che propone l'antagonismo di un recettore degli oppioidi, il recettore K, e anche questo lo si sta seguendo attentamente, e poi ovviamente l'attenzione negli ultimi anni si sta concentrando molto su questi psichedelici. Due parole, il trial sulla psilocibina che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine un paio d'anni fa, ultimo nome David Nutt, ovviamente ha suscitato l'interesse e l'attenzione di molti di noi. Molto brevemente, qui il confronto nella tabella è con l'escitalopram. È un protocollo completamente diverso, nel senso che una monosomministrazione dovrebbe avere la capacità di mantenere il paziente senza sintomi per un periodo di tempo sufficiente, neanche come avviene con l'eschetamina per farne degli altri, ma per poter andare avanti. C'è la necessità di un supporto psicologico durante la somministrazione, che non è psicoterapia, è un altro concetto, e ci sono molte, molte attenzioni. Un'attenzione che riprendo anche da quello che diceva il collega Marcatilli prima, che riguarda anche l'eschetamina, una cosa estremamente difficile per questi nuovi farmaci, soprattutto antidepressivi, ad azione antidepressiva, più rapidi sono, più complessa è questa cosa, trovare un effetto placebo che sia attendibile, che tenga, perché i pazienti quando fanno l'eschetamina rispetto a quando non lo fanno lo capiscono. Stessa cosa per quello che riguarda la psilocibina. Questo è un aspetto molto molto importante. Due parole sulla vortioxetina, perché la vortioxetina è una molecola che in questi anni abbiamo imparato a conoscere bene, non vi sto a riproporre tutto il meccanismo d'azione multimodale che conoscete molto bene, ma se una serie di studi nei primi anni sulla vortioxetina si erano concentrati prevalentemente sull'azione della molecola sui sintomi cognitivi, l'azione sull'anedonia, l'azione sull'emotional blunting, sull'appiattimento affettivo che magari con alcuni serotoninergici ad alte dosi emergeva, e anche sul meccanismo dose-risposta, abbiamo capito che non è tanto a 5, a 10, soprattutto nelle depressioni più severe che dobbiamo cercare un segnale con la vortioxetina, ma più a 15, 20. Vi devo dire che una serie di studi degli ultimi due anni, in particolare 2022-2023, hanno portato a una serie di nuove evidenze, spesso analizzate sulla base di studi precedenti in doppio cieco o anche attraverso studi in aperto, in questi contesti, nei pazienti con depressione e demenza, iniziale demenza, sia sui sintomi depressivi che sui sintomi cognitivi, anche nell'Alzheimer, nei pazienti con disturbo di Parkinson, nei pazienti con alti livelli di ansia, nei pazienti che presentino comorbidità con uso di sostanze. Dirò qualche cosa sui pazienti che presentano comorbidità nell'area cardiologica e in pazienti con diabete di tipo 2. Dico qualche cosa sulla parte della safety, perché di questa non si parla quasi mai. Siamo sempre interessati a vedere se è più efficace l'uno o l'altro, ma io credo che di trattamenti antidepressivi efficaci ne abbiamo già tanti e che l'area in cui spesso si differenziano queste molecole è soprattutto quella della collateralità
e quella della sicurezza. Sono due cose diverse. Una cosa è un tremore da serotoninergico e una cosa è invece avere un'alterazione, ad esempio, del QTC. Sono fenomeni molto molto diversi. L'alterazione del QTC magari non dà assolutamente nessun segnale, pur essendo molto pericolosa, ma questo vale anche per gli antipsicotici. Una cosa è un parkinsonismo, una cosa è una sindrome maligna da neurolettici. Quindi l'aspetto della safety è importante. Allora, dal punto di vista cardiovascolare, noi siamo abituati almeno da 20 anni a questa parte, attraverso questo studio che era stato pubblicato sul JAMA, lo studio SEDART, di utilizzo della sertralina in pazienti che avevano avuto recentemente un infarto o comunque un unstable angina. E la sertralina ne usciva bene. La sertralina è un ottimo farmaco, è un farmaco che continua a presentare un eccellente connubio di efficacia e buona tollerabilità, ma le evidenze sono comunque evidenze, ripeto, che hanno più di una 20 anni, peraltro non tutti gli SSRI hanno questo tipo di azione, no, di protezione per la parte cardiovascolare. Sapete ad esempio che escitalopram e citalopram hanno anche in alcuni paesi, negli Stati Uniti, un warning per il QTC. Ecco qui il dato, che la vortioxetina sicuramente ha dei dati. Questo è un lavoro estrapolato dalla pool analysis di David Baldwin a Southampton. Dal punto di vista dell'efficacia sia sulla sintomatologia depressiva in una popolazione di pazienti con cardiovascular disease, era stata positiva, ma anche in termini di tollerabilità ha dimostrato di essere una molecola sicura. Credo che questo sia un aspetto molto importante, perché gli psichiatri negli ultimi anni hanno preso contezza dell'importanza dell'intervallo QTC, del rischio di specifiche forme di aritmie, e il fatto che questa molecola non crei o abbia, insomma, alterazioni del QTC simili al placebo e che quindi non crei nessun problema in questo senso, anche per quello che riguarda il rischio di sanguinamento in pazienti che magari sono in trattamento antiaggregante o anticoagulante, è un aspetto sicuramente importante. Delle schetamine è stato già detto tutto, ci sono delle casistiche anche italiane, come quella primo nome Giovanni Martinotti. L'ultima area che voglio sottolineare è quella della TMS, occupandocene a Milano, perché molti di voi avranno visto i risultati di questo studio, lo studio che ha utilizzato il protocollo di Stanford in pazienti depressi, con depressione resistente in questo caso, un campione limitato, si tratta di 30 pazienti che sono stati sottoposti a un protocollo di TMS accelerata estremamente intenso. Parliamo di 10 sessioni di TMS al giorno per 18.000 impulsi al giorno, e la cosa interessante è che, pur trattandosi di un gruppo di pazienti con depressione resistente, l'80% di questi dopo 5 giorni aveva mostrato una remissione dell'episodio. Quindi, insomma, teniamo presente, e vado a concludere, che abbiamo necessità certamente di sottotipizzare la depressione, la specifica presentazione della depressione che abbiamo la presunzione di trattare. Gli specificatori e le dimensioni ci aiutano, ma certamente tra i nuovi trattamenti antidepressivi, oltre a avere informazioni che ci permettono di utilizzare meglio antidepressivi che abbiamo già a disposizione con meccanismo più o meno innovativo, esistono anche trattamenti con azione antidepressiva che non fanno parte della classe stretta specifica degli antidepressivi.